Al comunale di Pian di Massiano va in scena la partita tra Madonna Alta e Castello delle Forme, valida per la seconda categoria, girone B. Partita molto frizzante e piena di emozioni, tra due squadre che hanno giocato a viso aperto. Parte meglio il Madonna Alta e al settimo minuto si vede annullare questo gol del numero 9 Miccio per fuorigioco. Al decimo minuto ci prova il numero 4 Grasselli, ma dalla distanza ne esce un tiro totalmente sballato. Al quarto d'ora ci prova ancora Grasselli, questa volta su punizione, respinge bene Filippi. Per vedere il Castello delle Forme bisogna aspettare il 24esimo minuto con il numero 10 che ci prova dalla distanza, ma la palla termina fuori. Alla mezz'ora ci prova il numero 8 Tiritiello per il Madonna Alta e Filippi in qualche modo riesce a salvarla. Al 42esimo, sempre il numero 10 del Castello delle Forme, Fortuna, con un gran tiro dalla distanza, lascia muovere il portiere e porta in vantaggio gli ospiti. Il Castello delle Forme prova un'immediata risposta con questa punizione di seconda di Miccio. Il secondo tempo vede Madonna Alta partire a mille, subito alla ricerca del pareggio. Dopo 4 minuti il numero 10, Limongi, viene chiuso in calcio d'angolo. E proprio da questo calcio d'angolo, battuto benissimo, si arriverà al gol dell'1-1 con il colpo di testa di Prelati, inutile il tentativo di salvataggio sulla linea. Continua ad insistere Madonna Alta con un'altra azione da calcio da fermo, questa volta il portiere la fa sua. Per il Castello delle Forme prova a fare qualcosa a Pignattini, che si districa bene, lascia partire il sinistro, ma è ben parato da Caparucci. Decimo del secondo tempo, altro calcio piazzato e 2-1 per il Madonna Alta. Questa volta di testa segna il numero 10, Limongi. Madonna Alta che con Miccio sfiora quasi immediatamente il gol del 3-1. Palla fuori di pochissimo. Gol che tarda solo qualche minuto, quando Miccio approfitta di una respinta sbagliata del portiere e a porta vuota mette dentro il gol del 3-1. Il Madonna Alta sembra avere totalmente in mano la partita e alla mezz'ora Miccio costruisce questa azione che vedrà il numero 18 Baglioni sprecare il gol del 4-1. Passa un minuto e il Castello delle Forme, con un gran tiro dalla distanza di Musa, il numero 5, che lascia immobile il portiere, riapre la partita 3-2. E a 3 dalla fine, il numero 9, Pignattini, con una punizione perfetta, segna il gol del 3-3. Rimonta completata. Ma esattamente allo scadere, il Madonna Alta sfrutta nuovamente una palla da fermo e stavolta a metterla dentro è il numero 20, Sorrentino, che mette il sigillo finale alla partita. 4-3 per la squadra di casa. Partita molto divertente che il Madonna Alta vince letteralmente ai punti. Partita importante per noi, partita sacrificata. Oggi penso che abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni di inizio campionato. Sono orgoglioso di stare qui. È stato un gol importante per me oggi e questo è tutto grazie ai miei compagni e grazie al mister che crede sempre su di me e su di noi. E sono contento anche per il gol all'esordio per Matteo Sorrentino, giocatore importante per noi, giovane e che ha un futuro davanti. E niente, che dire, forza e testa già domenica, ci crediamo sempre di più, non meritiamo questa classifica. Grazie.